Abbiamo abbracciato la festa di Halloween, che non è propriamente nostra, però nello stesso tempo abbiamo inculcato anche le nostre tradizioni, come la festa dei defunti che ci sarà fra qualche giorno. Infatti con i bambini ci siamo organizzati, abbiamo preparato le ceste proprio tipiche dei morti, con la frutta martorana, che hanno fatto loro stessi impastandola con le loro mani e con le formine. Poi è stata dipinta, quindi è una cosa in cui i bambini hanno partecipato attivamente. I bambini hanno collaborato tutti, abbiamo impastato insieme in classe proprio la pasta reale, abbiamo creato insieme ai bambini, abbiamo fatto le formine e abbiamo fatto vedere come si forma il cesto, la tradizione proprio nostra. Abbiamo messo proprio la bambola di zucchero al centro di questa cesta, sì. Abbiamo fatto vedere tutti i frutti di questo periodo, anche i frutti autunnali, le castagne, le noci, tutto l'insieme del cesto per far vedere ai bambini come si formava anticamente e tuttora si fa, si continua questa tradizione. Abbiamo ripreso anche quello che è, diciamo, la programmazione in questo periodo della nostra scuola, che è praticamente l'autunno in sé, quindi tutto quello che riguarda l'autunno. Abbiamo mescolato praticamente tradizione e programmazione insieme. Ci piace fare il nostro lavoro, in questo lavoro ci deve essere passione, noi l'abbiamo e i bambini ce ne danno merito di questa cosa, perché vediamo che vengono volentieri, che insomma apprendono volentieri quello che noi gli diamo. Ogni loro piccolo passo appunto per noi ci riempie di gratificazione, appunto, che i bambini ci seguono, vediamo anche i più piccolini riescono nel loro piccolo a creare qualche cosina, di questo ne siamo contente e soddisfatte. Felice, orgogliosa. Quanto riguarda la festa di Halloween, la festa dei morti e anche della stessa scuola. E per quanto riguarda la festa di Halloween, la scuola si è attivata già da una settimana, insomma abbiamo fatto dei preparativi per portare questa festa, che non è tipicamente nostra ma abbiamo ereditato dall'Inghilterra e dall'America. E abbiamo cercato di coinvolgere i bambini, per quanto io abbia una sezione dei bambini un po' piccoli, però fare capire ai bambini che l'importanza anche di questo tipo di feste, che non sono tipicamente nostre, come invece sarà la festa del 2 novembre, che è quella dei morti, o quella di domani di tutti i santi, che sono tipicamente, diciamo, nostre. E quindi è un discorso, diciamo, didattico, che in settimana abbiamo cercato, diciamo, di snocciolare per fare capire ai bambini l'importanza di entrambe, di tutte e tre le ricorrenze, e di dare a loro la valenza giusta. Halloween più giocosa, scherzosa, mentre invece la festa dei morti è un po' più seria, perché si commemorano i defunti, e la festa di tutti i santi, appunto, che festeggia, cioè che ricorda un po' tutti quelli che sono i nostri santi e si riallaccia alla nostra religione, insomma. Quindi è un discorso didattico, ripeto, un po' complesso, ma che siamo riuscite a snocciolare anche con dei bambini piccoli. Insomma, questo è l'obiettivo della scuola, riuscire a rendere i bambini capaci, autonomi, di capire e di gestire quella che è la realtà che in effetti li circonda, per quanto complessa sia. I was working in the lab late one night, my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash, he did the monster mash, the monster mash, it was a graveyard smash, he did the mash, it caught on in a flash, he did the mash, he did the monster mash. For my love Notari in the castle east, to the master bedroom where the vampires feast, the ghouls all came from their humble abodes to catch a jolt from my electrodes. They did the mash, they did the monster mash, the monster mash, it was a graveyard smash, they did the mash, it caught on in a flash, they did the mash, he did the monster mash. Zombies were having fun, and a shoop, the party had just begun, and a shoop, the guests included Wolfman, and a shoop, Dracula and his son. The scene was rocking, oh we're digging the sounds, he got on chains backed by his baying hounds, the coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the monster mash, the monster mash, and it was a graveyard smash. They played the mash, it's caught on in a flash. They played the mash, they
they played the Monster Mash. Out from his coffin Drac's voice did ring. Seems he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my Transylvania twist? It's now the Mash. It's now the Monster Mash. The Monster Mash. It's now a graveyard smash. It's now the Mash. It's caught on in a flash. It's now the Mash. It's now the Monster Mash. Now everything's cool, Drac's a part of the band. And my Monster Mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my... La mamma Antonella accanto a sé ha il suo figlioletto Mattia. Ecco, come sta vivendo questa giornata oggi di Halloween? Senza dubbio molto felice e allegra comunque, perché è una bella festa e perché no viverla così. È il secondo anno che Mattia frequenta questa scuola, senza dubbio una bella scuola, e tra l'altro il personale è quello che è, senza dubbio positivo, altrettanto le maestre, e cosa dire di più? Penso che comunque per essere iscritto per la seconda volta vuol dire che comunque è una bella scuola che va, e tra l'altro Mattia frequenterà altri due anni comunque, quindi tutto di positivo. To my surprise, he did the mash. He did the Monster Mash. The Monster Mash. It was a graveyard smash. He did